benvenuti e grazie di essere venuti così numerosi, non me l'aspettavo. La prima cosa a cui tengo è dirvi che questo non è un musical, il musical è tutta un'altra cosa, questo è il nostro percorso. È stato un viaggio che abbiamo fatto insieme e certo abbiamo preso alcuni spunto dal musical perché ci sono 6-7 brani presi interamente da lì, alcuni cantati in playback, alcuni cantati dal vivo e considerando i problemi di acustica e il posto dove facciamo lo spettacolo, però è stato un percorso che è durato parecchio. Abbiamo iniziato andando a visitare la Palazzo dei Concilis, la Maison Hugo, dove Vittor Hugo ha soggiornato da piccolo. Abbiamo, durante le lezioni, spesso ho detto ai ragazzi, insomma, ci abbiamo rimesso un po' di lezioni di francese forse, però abbiamo spesso cantato, modificato e iniziato a capire qualcosa della storia che c'è dietro a questo Notre Dame de Paris e abbiamo studiato un po' qualcosa su Vittor Hugo che i ragazzi dovrebbero, spero, aver imparato qualcosa di nuovo su questo personaggio e abbiamo disegnato cartelloni, collaborato con la professoressa costruire la scenografia e poi altro. I ragazzi hanno scelto i ruoli, non ho fatto casting, io non sono né scenografo né coreografo né regista, non sono niente e quindi non ho fatto un casting, per cui i personaggi sono scelti dai ragazzi e non da me. Poi alcuni hanno iniziato che volevano far parte soltanto del coro e si sono appassionati al ballo e il motivo ve lo spiego dopo. E quindi il coro si è assottigliato e si è allargato il corpo di ballo. Quindi è stato un lavoro in corso continuo e che oggi vedrete dal vivo. Io avevo due obiettivi, il primo l'ho raggiunto, quindi io per me già a metà sono soddisfatto. L'obiettivo era quello di creare entusiasmo e penso di averlo raggiunto questo obiettivo. Cioè, vi assicuro che durante le prove ci siamo divertiti tanto. Non è successo mai che ci siamo annoiati, insomma, è stata veramente una bella atmosfera si respirava. E poi un po' egoistico era l'obiettivo pure perché penso che i ragazzi in vita loro non sentiranno mai così tanta musica francese come è successo in questo periodo. Purtroppo l'hanno fatto ascoltare anche i genitori, so che in macchina alcuni genitori mi maledicono perché i propri figli hanno ascoltato musica dappertutto, in macchina, a casa, però per me comunque è sempre un po' insegnare francese. Fargli conoscere questa storia che sembra tanto lontana nel tempo e nello spazio, in Francia, nell'Ottocento, è in realtà così vicina a noi proprio perché un illustre poeta del romanticismo stava vicino casa, ad Avellino. Il secondo obiettivo, quello più complicato, è quello che piacerà a voi, ma questo naturalmente alla fine dello spettacolo vedremo se l'ho raggiunto. Io a metà del 50% già sono soddisfatto. Poi, due parole, ripeto, preferisco rompermi le scatole un attimo adesso e poi sto zitto per tutto il tempo che mi metto a guardare anch'io. E allora, ringraziamento in anticipo per la signora Alfonsina Capone che è stata la sorpresa. È una sorpresa, è arrivata per caso e vi assicuro che sin dalla prima prova un corpo di ballo che era composto da 10 persone in tanti hanno cominciato a dire però posso guardare pure io e abbiamo dovuto chiudere il numero perché non avevamo avuto abbastanza spazio. La seconda persona che devo ringraziare è la professoressa Lazzari che adesso non trovo più. Lei è sempre se Alfonsina è la garanzia e la sorpresa della professoressa Lazzari è una garanzia perché vabbè, la conosco da un po' ormai, è sempre rassicurante, competente, originale, penso che lo vedete da soli e poi trasmette una serenità che a quelli un po' schizzati come me fa sempre bene. E poi c'è Sax che anche se lo chiami a mezzanotte del giorno prima è sempre a disposizione.
non posso dire quello che amo perché siete in troppi, sono pure uomini minori, però se il professore voleva, non lo dico. Ero definito la famosina sorpresa, Katia, Garanzia e Corella la conferma. Per chi ci conosce sa che ormai qualsiasi cosa la facciamo sempre insieme, ci scanniamo, ce ne diciamo di tutti i colori, io assecondo lui, soprattutto lui asseconda me. Non mi sono morta più, è reciproca la cosa, però nonostante tutto non riusciamo a... è difficile che facciamo qualcosa senza l'uno, senza l'aiuto dell'altro, la collaborazione dell'altro. Per me comunque, anche se lo definisco come... gli ho detto che non voglio dire, però lo chiamo Struz, e lo detto lo stesso, però per me è un punto di riferimento fondamentale. E poi... sono tutti i miei colleghi, qualcuno che è davanti, Angelina, Claudio, Tiziana, vabbè, Gerardo, qualcuno è assente purtroppo, Antonella e Michela, sono tutti colleghi che da quando vi conosco insomma mi hanno sempre un po' assecondato. Io ricordo quando 2 anni fa abbiamo realizzato un video Torneremo a volare in pieno Covid, alcuni di loro si sono proprio messi in gioco, io ho rotto le scatole particolarmente, mi ricordo. Dovevamo mandare un video e gliel'ho fatto rifare 50 volte, però sono sempre, non lo so se davanti ti vogliono bene, poi dietro un po' mi maledicono anche loro, però dico la verità, in questa scuola da sempre mi sono sentito a casa, insomma. E poi ringrazio anche la preside che non ci ha messo mai i bastoni tra le ruote, ha sopportato anche le prove in Alemagna a fianco a lei mentre lavorava. Immaginate, se per noi la musica è bella, magari per uno che sta lavorando forse diventa un po' meno bella, e quindi ci ha assecondato, non ha opposto nessuna resistenza, nonostante qualche regola non è assecondata di sicurezza. E poi un grazie particolare anche alla nostra ex preside, la professoressa. Voi lo sapete, in realtà è la nostra presima, in realtà è la mamma di Roberto Coletta, nessuno lo sa. Ok, adesso io un grosso applauso a un grande iniziatore. Adesso sperando di non aver cambiato troppo e di aver detto tutto quello che mi ero segnato, tra poco mi accorgerò che ho dimenticato qualcosa, vediamo. Iniziamo il vero spettacolo, che cosa hanno da dirci Giulia, Martina e Siria. Giulia, Siria, Martina. Parte da una terra d'Italia. Ragazzi, ma voi lo sapevate che Piero Avellino ha vissuto per 10 mesi della sua vita da bambino lo scrittore Vittorio Hugo? Beh, a dire la verità non sapevo nemmeno chi fosse, ho sentito qualche compagno di classe che parlava di un calciatore. Però il prof era così entusiasta di questa cosa e ora che ne sappiamo di più fa piacere anche a noi. Eccoci qua, siamo noi 3 sul compartimento, sempre un lavoro in corso qui. A Parigi, a Place de Rose, c'è la vera resa di voi e ripeteremo prima o poi la stessa foto anche lì. Comunque ragazzi, grande. In realtà suo padre, colonnello al servizio di Napoleone Bonaparte, si mise alla ricerca del terribile brigante e poi trovò nel Beneventano, ma questa è un'altra storia. Mentre il piccolo Victor passava il tempo a rotolarsi, ad arrampicarsi, a giocare a nascondino, ad osservare le lucertole come un bambino del suo tempo. Ebbene, adesso ci mettiamo a godere lo spettacolo. Ogni tanto
tanto ci vedete spuntare qua e là. Siamo alle classi terza A, B, C e D. Buona visione a tutti.
Brésil. Ce sont des sans-papiers et des chefs qui opèrent. Thank you.
Thank you.
Frollò le chante, ordonne a Quasimodo di capire il terreno. Pasché il ma Quasimodo è a rete le per non se top, alla cour dei miracoli, Gringoire gli slavi, il severo. Forever.
Esmeralda, Ebus e Sombringoir, Mael e Phoebus. Lui, Phoebus ed Eschiva. Yeah.
Non trova mai il fuggite che vi accoglie.
Frollo, poignant Phoebus et il s'enfuit. Esmeralda est accusée et condamnée des sorciers de l'île. Yeah.
mais la révolte est réprimée. Clopin meurt. Esmeralda est accusée par Fabius et les sans-papiers expulsés. Quasimodo ne peut plus accepter et il pousse Frollo dessus de la cathédrale, puis per Esmeralda. Le monde va prendre, tout le monde.
dell'attenzione, le premiere e le salite in fama. Led insieme alla colonna vertebrale tutti, un giorno più curvo che l'altro e io in testa. L'uomo n'ha pa' te venuto, e le donne si premò venuto di là. Quando un verde si pare di scherchi le brasse, il tono è possibile. Eccoci qua, alla fine di tutto. Dire che ce l'abbiamo fatta. Certo, non saremo dei professionisti e di certo il prof non è un coreografo, ma ci siamo divertiti e questo è l'importante, giusto? Ma il vero intento è stato per divertire voi, il pubblico. Noi a settembre ce ne andremo, ma passeremo il testimone alle prossime terze. Grazie per essere venuti a sopportarci e a sopportarci. Alla prossima!
Allora, Alfonsina, Roberto deve darti una cosa. Vieni qui, Alfonsina. Buonasera a tutti. Allora, professore, io direi che il suo secondo obiettivo l'ha raggiunto pienamente. Io personalmente mi sono emozionata. E questo è l'esempio che appunto dimostra appieno che quando c'è la volontà e il piacere di fare le cose, poi i risultati si vedono. Quindi complimenti, complimenti a lei, professore, non avevo dubbi, per quanto non c'è la sua bravura, me ne ha dato dimostrazione durante tutto quest'anno scolastico, quindi complimenti davvero. Complimenti al professore Morella e sono rimasta particolarmente anche colpita dalla scenografia, quindi complimenti alla professoressa Lazzari, alla signora Alcantara, dalla signora Capone che ci ha aiutato per la coreografia. Questi ragazzi che sono stati splendidi. Okay. Ovviamente io dico, non sono né cantanti professionisti né ballerini professionisti, però io ho apprezzato molto la vostra grazia, veramente ve lo dico con tanta sincerità. Vi faccio anche sorridere un po', faccio finta di essere una maestra celentano. Le ragazze avevano un bellissimo collo del piede. Complimenti. E niente, quindi con questo spettacolo, quindi con questo musical Notre Dame in Paris, i ragazzi delle Terze hanno voluto appunto salutare quei genitori e chiaramente i loro professori che l'anno prossimo lasceranno. Io faccio a loro un augurio sincero di poter superare brillantemente l'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione e chiaramente auguro loro un percorso altrettanto brillante per quanto riguarda poi il proseguimento del loro, appunto, dei loro studi. Quindi auguri davvero, ragazzi, veramente mi avete commosso, grazie. Buonasera a tutti, grazie per essere stati presenti. Ringrazio le autorità, gli assessori, mi dispiace che il sindaco non abbia voluto essere con noi, ma purtroppo ultimamente non sta benissimo, comunque lo saluto e lo ringrazio lo stesso. Grazie alla preside che mi ha preceduta, nei confronti della quale ho avuto una infinita stima, e grazie a tutti i miei splendidi docenti. Ricordo il prossimo appuntamento con le seconde con MasterChef Autunno. Però prima i campionati studenteschi.